Ok, oggi creiamo un bracciale a nodo piatto. Questo io ho già inserito, ecco qui, già ho inserito delle paste di turchese. Questa è pasta di turchese, diviso a metà, anzi adesso lo vado a dividere a metà, ecco così, e lo vado a bloccare in questa maniera. Naturalmente io sto adoperando sempre la tavolozza. Ecco qua. Questo è un filo sempre separato a metà. Adesso andiamo, ecco qua, facciamo così, un da un lato e dall'altro. E adesso andiamo a creare il nodo piatto con questi fili. Sopra, questo filo sopra, vado a prendere la punta perché è molto lungo, ecco, e adesso passo sotto a tutti i fili, a tutti i fili, ecco qua. Adesso vi faccio vedere, vedete? E faccio il primo nodo piatto. Naturalmente i fili questi qui che ho lasciato saranno circa un 15 centimetri per il finale del bracciale. Ok, adesso abbiamo fatto dalla parte sinistra, adesso facciamo la parte destra sopra sopra. Adesso con questo filo passerò sotto tutti i fili in questa maniera. Ops, ops, ecco qua. Oh, e io qui conto di solito, fatto a sinistra, fatto a destra, che formo un nodo piatto, giusto per regolarmi. Adesso riparto da sinistra, sopra, sopra, passo sotto a tutti i fili, ecco qui, passo sotto a questo filo, passo sotto anche a quest'altro filo. Comunque troverete la lezione del nodo piatto. Adesso facciamo a destra. Qui sulle informazioni, se guardate in questo momento sul lato destro del video, troverete una I su in alto, proprio sopra il video, proprio sopra, e queste sono due. E lì vi inserirò la lezione del nodo piatto con dei colori che si vedono meglio. Sono andata a compiere 5 nodi, 5 da un lato, 5 dall'altro. Ok, dunque compio 5 nodi. Ecco, se avete una pietra con i fori larghi, potrete inserire tutti e due i filati dentro, come farò io adesso, oppure giocare in questa maniera. Ecco chiuderli in questa maniera qua, cioè esterna. Come vi farò vedere un bracciale a fine video. Io invece, visto che la pietra ha dei fori larghi, andrò a inserire i fili internamente, semplicemente in questa maniera. Visto che ho difficoltà, ecco perché a me non piace questo filo. Continua a
a ricordarlo che a me il filo cerato non mi piace. Infatti, vedete perché si apre, però con un poco di pazienza andrò a infilare tutti e due i fili internamente. Ecco, il primo che ho infilato, sicuramente col silon è più semplice per quanto mi riguarda, eh? Sempre, diciamo, ma alla persona, non io mi trovo meglio con il silon. Adesso appiattiamo. Bene, tutti i tre fili interni inserisco. Ecco, ci sono riuscita, però ho dovuto mettere la colla alla punta e fargli una punta fina. Io vi rammento che adopero questa colla qui che trovo dal ferramenta. Eccola qua. Però qualsiasi colla va bene, insomma. Ed ecco, inserisco tutto, vado a unire qui e adesso con sempre riblocco tutto quanto per avere sempre tutto pulito. Sono fissata, ma con una certa dimestichezza poi vedrete che sarà più veloce. Adesso vi faccio vedere il nodo piatto un po' più veloce. Dunque, andremo a prendere sopra, sopra e sotto e tiriamo. Ok, e lo andiamo a bloccare sopra, sopra, sotto. E questo è un nodo. Abbiamo creato un nodo piatto, andiamo ad aggiungere l'altra pietra, mi piace così la distanza, non molta, e andiamo a inserire di nuovo i due fili internamente. Allora, un'opzione, io ho già inserito la seconda, un'opzione, io continuerò a fare il bracciale in questa maniera. Un'opzione era quella che vi dicevo all'inizio, cioè creare un nodo all'esterno in questa maniera. Se la pietra che voi lavorate non riesce a star ferma in questa maniera, il nodo, diciamo la parte esterna ferma, adesso vi faccio vedere, facciamo il secondo nodo e poi vi faccio vedere quest'altra opzione. Ecco, questo è il secondo nodo piatto, lo andiamo a chiudere in questa maniera. Se vedete che lavora troppo il filo esterno e non vi piace, potete sempre inserire un po' di colla da questo lato e bloccare. Io invece andrò a creare tutti con i fili internamente. Tra poco, a fine bracciale. Allora, io ho terminato il mio bracciale in questa maniera. Vi faccio vedere più o meno quanto può essere lungo, 14 centimetri. Ho fatto un sì, più o meno 14, cioè più o meno sono 14 centimetri. Questo per dar modo a chi lo regalate o se lo vendete ad avere una misura più o meno reale. Adesso andremo a chiudere perché è inutile arrivare fino alla fine. Potreste darlo magari a una persona con un polso più piccolo o se ha un polso più grande. Adesso andiamo a vedere come fare. Tolgo questo, vado a tagliare il filo in più da questo lato che ho terminato i 5 nodi piatti come all'inizio.
Vado a togliere, a tagliare, scusate. Uno e due. E vado a bruciare. E lo faccio per la prima volta con un accendino. Voi sapete benissimo che io adopero la penna con la bruciafili, però oggi, visto che questo è un filo cerato, preferisco tagliarlo in questa maniera. Mandare, allora, bruciare, bruciare e mandare indietro i fili. Mi ricordo che io sono mancina. Ecco qui, mando un po' dietro. Non mi trovo molto bene io con... Ecco qua. Infatti non mi trovo bene io con l'accendino, eh. È un mio problema. Ecco qui. Adesso andiamo a chiudere il bracciale. In questa maniera, vedete? Ho preso un filo di 20 centimetri che ha le prime armi, magari un po' più lungo, e poi andrete a capire. Prendiamo i due lati del bracciale. Aspettate che allargo un pochettino, ecco. Tanto è il nodo piatto, io andrò queste. Sono i due terminali del bracciale. Andiamo a prendere il filato, lo passiamo sotto e lo conduciamo, ecco, ad essere paro. Deve essere paro. Blocco con il dito il filo sotto e vado a creare il nodo piatto in questa maniera. Passo sotto in modo che questo è sopra. Adesso li avvicino. Non vi preoccupate se sotto si allarga. Devo passare questa maniera. Adesso questo che è sopra lo devo passare sotto a tutto. Sotto ai quattro filati e qua sotto. Spero che si riesca a capire bene. Intanto tirate tutti e due i filati e si formerà il nodo piatto. Cercate di tenere i filati laterali, ecco, che si avvicinano molto come lunghezza. E si è creato il primo nodo piatto. Questi altri saranno molto più semplici. Nodo piatto e vai. Cioè nodo piatto sopra, sopra, sotto, ecco. Scusate. Eccolo qua. Sopra, sopra e sotto. Adesso andrò a guardare se nelle mie vecchie lezioni c'è questa chiusura del bracciale. Se non ci dovesse essere, la creo con dei filati un po' più grandi, giusto per farvi comprendere, perché magari con il colore così scuro non si nota. Adesso qui possiamo andare a proseguire e crearne quanti ne vogliamo. Ok, io ne ho fatti 4, 5, adesso non ricordo, ho dovuto lasciare un attimo il lavoro, comunque va bene. Vado a tagliare e a bruciare il filato. Ecco qui. E come prima vado a bruciare e metterò sotto il filato. Ops, no, mi stavo bruciando il dito.
Adesso come chiudere questa lavorazione? Mamma mia, quanto non amo il filo cerato. Ecco qua. Adesso questo filo qui dovrebbe essere di circa 13 centimetri. Sono 12 centimetri e mezzo. Potete lasciarlo anche più lungo. Io lo farò uguale. Taglierò questa parte così, in ugual modo, e poi semplicemente dei nodini. Però io invece di creare solo nodini, andrò a mettere, ecco, invece di fare solo nodini finali, io inserirò un'altra pietra in questa maniera e andrò a creare un nodino alla fine. Ecco qua. Naturalmente brucerò questa parte. Adesso vado a creare quest'altra parte. Ecco. Mi risulta, mamma mia. Ecco qui. Adesso andiamo a cercare di renderlo uguale sia da un lato che dall'altro in questa maniera. Prima di tutto blocchiamo un attimo la lavorazione per non farla muovere. Anzi, la blocco qui alla fine in questa maniera. Così. E poi cercherò di chiudere il nodo in questo. Ops. Naturalmente, come dico sempre io, sono cose fatte a mano e un poco di diversità ci sta, però eccolo qua. Ci sono riuscita. Brucio anche questo qua, filato. Ecco qui. Ed ecco il nostro bracciale, che naturalmente sembra piccolo, ma una volta che lo allarghi può entrare in qualsiasi mano. Poi potete sempre accorciarlo, naturalmente. Eccolo qua. Vedete, io l'ho fatto abbastanza per polsi più piccolini. Eccolo qua, poi questi li potete sempre accorciare se volete. Io ho preso più o meno delle misure più o meno standard. Spero che vi sia piaciuto e vi faccio vedere tra poco l'altro bracciale. Questo è un altro tipo di lavorazione di un bracciale con la coda di topo. Nodo piatto, semplice. Vedete? Che qui non si muove più di tanto. Eccolo qua. Alla prossima.